Allora, sono qui in Soidoc, ho fatto questo oggetto, con questo oggetto vi ho fatto vedere cosa, la differenza che c'è quando faccio una ripetizione, per esempio, circolare con ripetizione geometrica, dunque il significato di ripetizione geometrica. Adesso vediamo una cosa, cioè come ho fatto questa parte, nel senso che sono andato qui, ho fatto questo semplicemente come un'istruzione, piano intermedio, vabbè. E poi sono andato a fare questa funzione sottile è passante, ok, come abbiamo fatto vedere l'altra volta, in tutte le direzioni. In più però ha questa cosa qui, ha il fatto che l'ho vincolata qui e dunque è vincolata a una distanza da qui, però è vincolata qui, ok. Adesso io, cosa succede? Vado a fare questa ripetizione circolare. Dunque vado qui, vado a fare una ripetizione circolare, l'asse di rotazione è questo. Ok. Cosa faccio? Proviamo a vedere spazzatura equa. E voglio fare le ripetizioni di questo. Ok? Però le voglio fare in ripetizione geometrica. Voglio variare le istanze. Ok, mettendo un incremento, ok, mettendo un incremento e dunque clicco qua. A questo punto tu parti dal valore di 2, però mi fai l'incremento, per esempio facciamo di 10. Di 10. Però quando faccio così, lui mi toglie ripetizione geometrica e dunque non posso fare la ripetizione geometrica e dunque qua mi viene un casino. Nel senso, per come ho fatto io la parte. Adesso per andare a vedere bene la cosa, facciamo semplicemente due ripetizioni a 90 gradi. Ok, vediamo 90 gradi, dunque mi viene l'opposto. D'altro, naturalmente il problema sarà che andrà la seconda andrà a fare l'estrusione passante, però c'è anche un incremento di 10. E dunque andiamo a vedere cosa succede. Dunque, questo qua si è spostato, è andato giù di 10. Ok? Però da vedere che lui ha mantenuto il legame di vincolo. E dunque è andato sicuramente a ridurre. Perché se questo è 142 sull'esterno, questo prima era 142. Ok, però lui me l'ha mantenuto. Adesso vediamo se va a mantenere gli altri. No, no, perché questo era 152 sul giusto, non me l'ha mantenuto. 152 sul coso va, è andato giù di 10 e dunque è diventato 142. Dunque, non avendo ripetizione geometrica, lui è andato sotto ancora. Ok. È andato, perché ha dovuto mantenere il vincolo che avevo dato io, di coincidenza. Ok? Andiamo a fare la sezione, vediamo com'è, perché lui praticamente questo è tangente, dunque lui cosa ha detto? Io non ti sposto giù, sì, te lo sposto giù, ma siccome tu mi hai dato un vincolo qui, mentre qua era 2 e dunque io posso scendere piano piano, ok? A questo punto sono costretto a ridurti il diametro, perché qui me l'avevi vincolato. Ok, andiamo a vedere adesso cosa succede con, per esempio, con 3. Ok, e qua vabbè, questo facciamo, mettiamo questo. Ok, andiamo a vedere invece con 4, con 4. Ok, mi succede questo. Ok? Ok, continuiamo ad andare avanti, per esempio, ipotizziamo di andare 6, 7, 8. 6, 7, 8, dunque questo continua a scendere rimanendo sempre tangente, compreso anche questo qua. Ok? Però andiamo a vedere una cosa, andiamo a vedere anteprima completa 10 estrusione, sono costretto a far così. Ok, non posso fare, andiamo
aumentare questo qui e andiamo a vedere. E lui mi continua così, continuando a ridurre il diametro. Andiamo a vedere fino a quanto possiamo. 14. Ok, ci dà questo proprio. Andiamo a vedere anche come poi è all'interno. L'interno è così. Ok. E in pratica una specie di gabbia. Adesso andiamo a vedere fino a quando resiste, andiamo sul 16, però mi comincia a fare l'errore qua. Andiamo qua, avvertenza, impossibile trovare una soluzione perché probabilmente qua è diventato, deduco io, talmente, andiamo a vedere se talmente piccolo che non riesce più a farmi, comunque mi dà un errore e non riuscirà più a fare il cerchio, deduco, sul 15 io sono a posto. Mentre sul 16 mi dà l'errore, vediamo, e probabilmente perché diventa, penso, un qualcosa di pieno, deduco, ok, andiamo a vedere, questo mi dà l'errore, andiamo a valutare, proprietà di massa è 1125. Andiamo poi a aumentare e andiamo a mettere per esempio 1125. Vediamo se me lo fa. Vediamo se il peso cambia. Ah, sì, cambia. Cambia. Però rimane sempre un corpo solido. Vabbè. Comunque ecco, questo qua adesso però sono curioso di andare a fare una cosa del genere. Adesso andiamo a fare semplicemente due. Ok, adesso andiamo a vedere direttamente andare con 4, senza passare per il 3. Eh no, e lui mi fa lo stesso, sì. Mi fa lo stesso. Vabbè, ecco, era una curiosità. Adesso voglio andare a riprovare quest'altra cosa, cancellare tutto. Ok, questo mi fa questo. Andiamo a fare una cosa del genere, andiamo a fare questo. Ok, riproviamo senza quello sotto. Andiamo a fare la stessa cosa, ripetizione circolare. Ripetizione circolare. Qua facciamo la rotazione. Qui facciamo la spaziatura equa, che poi tanto ce lo cambierà. Ok, andiamo a fare due caratteristiche faccia. Questo, naturalmente dobbiamo però qui mettiamo. No, spazzatura dalla distanza mettiamo 90. Ok, però andiamo a istanze da variare e mettiamo qua e andiamo a prendere questo. A questo punto rimettiamo 10. 10. Ok, clicchiamo qua e vediamo cosa viene fuori. Ok, vediamo sulla ripetizione 4 che viene fuori. Ecco. Ecco qua, che già qua, non so perché, viene diverso da prima. Ok, prima mi aveva fatto anche l'estrusione lì, adesso invece no. E io anche qui posso andare, per esempio, a famosi 14 e trovo e mi viene un risultato di questo genere qua. Ok, non posso andare oltre, se non mi ricordo male, vediamo 15. Ok, 15 e vediamo se anche il 16 mi dà problemi. Il 16 io poi ho sul 16 ho problemi, anche perché tra qui e qui c'è 10. Ok, se andiamo a valutare, misura, questa è la distanza tra è 10 e dunque questo qui poi avrà raggio 11. E dunque non può a questo punto 10 avrà problemi, va direttamente qua sotto probabilmente. E dunque lui trova che c'è qualcosa che non va, no? Difatti non riesce a disegnarlo. Vabbè, dunque anche qui andiamo un attimo, torniamo sul 14. Andiamo sul 14. Io qua posso andare a tagliare.
che vado a tagliare qua, con per esempio dividi, taglia parte, questa qui la tolgo, sì, vediamo se elimina corpi divisi. A questo punto ho questo disegno, se faccio andare qua, ho questo disegno così, vabbè, in particolare. Ok, se no, vediamo, ok. Questo qua, ok. Vabbè, che è particolare e che mi rappresenta questa forma stranissima che è venuta creando queste ripetizioni con incrementi e non potendo mettere la ripetizione geometrica, perché non posso mettere la ripetizione geometrica e dunque mi va. Anche se poi non la rispecchia lì, se io. Adesso voglio vedere se sposto questo, lo metto qui, vediamo. No, non cambia nulla. Dunque, è stranissimo perché prima fa in un modo e poi fa nell'altro, come avevo visto nel video, dove anche qua li allunga e giustamente dovrebbe allungarli anche qua, senza la ripetizione, geometrica. Invece in questo caso, che però non ho praticamente fatto nulla di differente, a meno, adesso mi andrò a rivedere il video, ma oggettivamente non ho fatto nulla di differente. Vabbè, spero di essere stato utile, ci vediamo alla prossima, arrivederci.